Oh,、嗯、okay. Buonasera ben ritrovati all'appuntamento con Sportissimo, un saluto agli amici a casa e agli ospiti in studio subito con le presentazioni iniziando dal collega Stefano Chini Ciao buonasera, Stefano. buonasera a tutti Fabrizio Benedetti accanto a lui è rappresentante del trust dei tifosi del Prato, orgoglio pratese nel prossimo CDA appunto del club Biancazzurro Buonasera a, a tutti. Buonasera, benvenuto a Fabrizio, un benvenuto, un ben ritrovato, meglio dire, al direttore generale della Pistoiese Marco Ferrari. Buonasera. Ciao Marco, Buonasera. grazie di essere qui. La Pistoia è il nostro Simone Ciminelli. Buonasera a tutti. Ciao Simone, ben ritrovato anche a te. E Vezio Trifoni. Buonasera a tutti, ciao Massimiliano. Ciao Vezio. E dunque, puntata dedicata quasi interamente questa sera alla Lega Pro, anche perché la serie A... Osserva un turno di riposo per gli impegni della nazionale. Il parere invece dei tifosi, qui abbiamo Fabrizio Benedetti che li rappresenta attraverso appunto la sua presenza che fra poco si concretizzerà nel CDA del, della Ciprata. Fabrizio Benedetti. Ma il parere è questo, che praticamente noi siamo orgogliosi di, appunto, orgogliosi di, di, di rappresentare il Prato dentro i tifosi dentro il CDA del Prato, in quanto... Eh, no, sì, 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 beh, beh, continua. È un giudizio sulla squadra in questo momento, più che altro, ci piaceva sapere. Ma il giudizio, come dicevo l'altra sera, praticamente è una buona squadra, difesa siamo, siamo a posto, il centrocampo comunque è, ha bisogno di qualche cosina. Avevo detto che in attacco... Forse eh, mancava qualcosa in attacco, attacco è... non avevamo che... sentito. In Però, settimana nostri bene. nei nostri Tg, ma mi sembra insomma che qualcosa oh. Si sì, è arrivato proprio in questi giorni, eh, l'acquisto di Chiricò. E poi, e poi ovviamente mi ha dato letto anche l'allenatore, perché comunque <ride> ha messo le tre punte, una, una, una punta eh, di peso. Ha fatto quindi... giocare il capello eh, su, eh, fra le linee. Quindi e Gomez, le diciamo, che da un, un po' di, un di po peso. Di peso. E, 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 I frutti si sono visti. Insomma, insomma è... l'allenatore ascolta anche i tifosi, <ride> i tifosi un buon tifosi. segno, diciamo. a sentirci allora, un'interessante intervista con il presidente del Prato, Paolo Toccafondi. Siamo partiti dall'ultimo arrivo. In settimana di Chiricò, ma poi abbiamo spaziato anche sul mondo della Lega Pro. Abbiamo delle battaglie del numero uno del biancazzurro e poi le commenteremo anche insieme a Ferrari. Allora, Paolo Toccafondi, l'arrivo di Chiricò, eh, un arrivo importante, un'operazione anche abbastanza inusuale per, per il Prato. Sì, è, eh, è capitata. diciamo. Questa opportunità, grazie anche a voi i rapporti che c'è col procuratore con Antonio con Tony Caruezzo, diciamo che ho fatto la battuta ma è pertinente, ho ragionato un pochino più da tifoso e meno da, da amministratore del club, chiaramente facendo, pensando di fare gli interessi del club. Perché è un giocatore importante che dovrà dimostrare sicuramente, ma per cui è capitata questa cosa qui, diciamo extra, extra budget, ma. Mi sono fatto un regalo io, dai, spero di averlo fatto anche ai tifosi. Speriamo che Cosimo ripaghi la fiducia che la società, il mister e l'ambiente gli concederanno. Sicuramente. Diciamo che quest'ultimo periodo in particolare sembra piuttosto propizio per il Prato, no? ora allora, l'arrivo all anche di Chiricò: c'è stata la prima vittoria in campionato, fuori dal campo ancora. L'elezione del rappresentante del trust prossimo all'ingresso del CDA, nuovi sponsor che entrano in società. Quale prossime sorprese ci attendono? Ma eh, io a prescindere da da. Da tutto cerco, ho l'idea di cercare veramente di allargare la, la condivisione del progetto a, ai pratesi, no? quando, quando dici Prato, ai pratesi. Per cui eh, mi fa piacere che la squadra stia iniziando anche se devo dire anche perdendo, ha sempre dato buone sensazioni. Eh, mh, per cui sta iniziando a fare risultati. Mi fa piacere che eh, i membri del, del Comitato siano già diventati sei con l'ingresso di Filippo Orrea e forse a breve ci saranno un altro paio di, di ingressi, anzi uno certamente. Eh, il fatto dell'orgoglio pratese, come ho sempre detto... Eh, non è tanto la ricerca di un apporto finanziario, che chiaramente non ci può essere, no, ma è un modo per far sì, da una parte, che sempre più persone vengano fidelizzate al progetto e dall'altra, credo sia una bellissima opportunità per i tifosi e per la società di poter interagire all'interno del CDA, la società di modo da essere più vicina alle esigenze dei tifosi compatibilmente con il suo obbligo e il suo onore di gestire correttamente la società. Per i tifosi, c'è la possibilità. Direttamente di eh, vedere quelle che sono eh, le difficoltà, vedere quelli che sono i progetti che si possono realizzare, però ehm, ci deve essere chiaramente l'impegno di tutti, no? perché è chiaro che se si pensa eh, e si vuole da tifosi tutti avere qualche obiettivo, no? è giusto che tutte le componenti della città, per esempio il comune lo sta facendo, ha realizzato la curva, per cui tutte le um, componenti facciano la loro parte ci vuole chiaramente un, un po di tempo però da come si dice Roma non fu fatta in un giorno no? un'ultima cosa la battaglia Lega Pro adesso anche questo ricorso al collegio del CONI per le retrocessioni e poi sì, abbiamo fatto questo ricorso perché è giusto che nessuno possa, potrebbe sembrare un discorso utilitaristico per una società come la nostra, eh, che eh, teoricamente deve lottare per salvarsi ma il problema non è tanto quello lì, il problema è che siccome vengono fatte delle prepotenze, no? quando eh, lo statuto della Federcalcio è abbastanza chiaro, è, no è totalmente chiaro in questo senso l'articolo 49 delle 9 dice che per fare una riforma del format ci deve essere il consenso dell'Assemblea del 75%, siccome non è stato fatto, allora prima si riporta le cose alla normalità. E poi dopo si, si parla di, di riforma, per cui credo che sia giusto e sia corretto, e anche per i tifosi questo è un motivo di riflessione, ci sta che nel giro dei prossimi 2-3-4 anni la, la Lega Pro, la Serie C o la terza Serie eh, nazionale possa passare a 40, magari accorpandosi anche alla B. Per cui in questo senso è giusto pensare di... Programmare però non è facile, chiaramente. Però la buona volontà ce la mettiamo. A quando il nuovo presidente del consiglio direttivo della Lega? Io spero prestissimo. Mi sembra che il commissario, il dottor Miele non abbia ben chiaro qual è l'urgenza, ma sicuramente piano piano gli si chiarisce se non ce l'ha chiaro. E nella propria intervista ha ricordato il ruolo eh, del rappresentante di Orgoglio Pratese nel, nel prossimo CDA del Prato, ribadendo insomma, che ci sarà questo passaggio e il compito Fabrizio Benedetti sarà anche quello di suggerire ma anche di controllare, no? ha parlato chiaramente Presidente. Sicuramente, adesso Orgoglio Pratese è realtà, quindi venerdì sera abbiamo fatto la prima, la prima riunione e eh, adesso praticamente sta a me rappresentare i tifosi dentro questa squadra, questa società di calcio e vedere un attimino, portare sì dei consigli, ma più che altro capire un attimino come funziona realmente funziona la come funziona una società di calcio. Insomma, ecco. eh, Fabrizio, una domanda che è anche di tanta gente, ma chi te l'ha fatto fare? Eh, l'amore per il Prato, l'amore per, per, eh, per la squadra, l'amore per le, la squadra della mia città. Eh, sono nato bianco e... altra domanda stai a vedere che ora Benedetti gli è diventato apostolo eh, è diventato apostolo insomma è stato apostolo diciamo che Spiega Ferrari che Preferiamo cosa significa la terminologia per <ride> perché, qui è, perché poi quando le cose vanno male ci si accapiglia sempre tra poveri no allora già siamo pochi allo stadio e qui coloro che magari non criticano o, o, o criticano pochissimo la società sono denominati apostoli, no? quelli a favore eh. del presidente, ecco. Quindi strivate no, apostolo. No, no? diciamo che io sono dalla parte dei tifosi, sono dalla parte dei, anche di quei 4, 5, 6.000, 7.000 persone che sono ancora a casa. Forse perché hanno ancora il timore o il timone che ancora tocca fondi alla presidenza di questo. Speriamo che noi abbiamo messo la prima pietra. Speriamo che in un domani si riesca a raggiungere delle quote sempre maggiori per poter decidere noi, quindi noi pratesi la, diciamo, la, 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 il futuro del Prato. Insomma, ecco. Anche perché come ho detto io, anche proprio da questi studi sono state fatte contestazioni pesanti, bisogna prendere atto che la contestazione ha perso perché i risultati sono stati questi e, e certe, certi argomenti che vengono messi per cercare di cambiare le carte in tavola come quello di voi sponsor non dovete dargli una mano. Che il comune non gli deve dare le strutture, che la gente non deve andare allo stadio, Mi sembra tutte, che, che il, i mass media non devono dare spazio, mi sembra tutte situazioni che sono già state vissute. Trovate perché tutte, certo. lo stadio non mi dite che c'è la gente, senza sponsor c'è già stato, senza i campi è successo: si allenavano a tavola, hanno vinto il campionato. Per quanto riguarda gli sforzi di televisione, si cerca di fare il possibile, ma non è che siamo come copertura. Perché poi servono anche gli sponsor per avere coperture importanti a livello, e non vado a, a parlare di squadre importanti, mi, mi riferisco qui tipo Pisa, Spalla Air, e che cosa è servito? A nulla. Questa è una soluzione nuova. Vediamo che cosa porterà. Peccato domani non c'è la curva nuova. Peccato sì, peccato perché comunque eh, Orgoglio Cratese. Comunque a parte il calcio sta facendo anche delle iniziative parallele. Quindi a breve poi in questa settimana avremo un'altra riunione. Abbiamo già costituito tre club, una cosa molto importante, di cui uno a Mezzana, uno a Tobiana e l'altro praticamente nel, nel bar della Tribuna Centrale e quindi di cercare di portare le, le persone allo stadio, quindi bambini, famiglie, una cosa molto importante è il discorso della non violenza, quindi Orgoglio Pratese punterà eh, diciamo eh, i suoi obiettivi nella non violenza quindi tornare a, allo stadio senza casini, senza, senza testa di tifoso senza, però sarà una cosa molto, credo, lunga, molto lunga ultima cosa poi <ride> ripasso il microfono a Massimiliano eh, curiosità mia quindi ci abbiamo il Nedo Boscherini Club, ci abbiamo, dello ci abbiamo dentro lo stadio, poi abbiamo il Marcello, Marcello Biancalani. Biancalani che è, diciamo, dentro, dentro. Poi abbiamo Mezzana, che il presidente lo, fa, lo faccio io. Siamo già a 30 soci, quindi in una settimana mi sono andato da fare. Abbiamo già 30 iscritti. E poi c'è il Barco Permegge a Tobiana, che anche ah, loro hanno. fino a casa mia, perfetto. Eh, tra l'altro, si può iscrivere. Eh, iscrivere anche lì? No, <ride> poi. Eh, no, mi fanno apostolo davvero. No, tra l'altro, <ride> una cosa importante che lì al bar farà, farà vedere le partite del prato qualche <ride> Aspetta e noi, club, cioè, chi, non, chi, non, chi, non, chi non, non andrà in traspetta andrà al bar a vedere la. Domani la... sera c'è un'iniziativa interessante. C'è un'iniziativa interessante, Orgoglio Pratese praticamente ha messo a disposizione sia dalla parte della Tribuna Centrale che dalla parte del lato Ferrovia, eh, diciamo, come la chiamiamo, porchettata: quindi panino e birra per tutta 5 euro. Quindi alle 7 e mezza. gente. Un'ora er, un, 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 un prima eh, allo stadio. Mi raccomando, nel lato Tribuna Centrale. Abbonati ah, di panini, eh, perché ci sono anch'io, quindi no. Mangiano, mangiano. pronostico, Prato spalla. Io, io sono fiducioso. Domani sera, secondo me, di misura. Ma vinciamo, eh Marco. Scusa, ma una curiosità: se, se c'hai il dato così per quanto riguarda la campagna abbonamenti, l'avete terminata? Se sì, con quante tessere? Allora, la campagna abbonamenti eh, verrà chiusa dopo la partita alla Lucchese e attualmente siamo all'incirca sulle 450 tessere e quindi il dato, non so effettivamente dare un giudizio se sia soddisfacente o meno, io dico solo che è difficile parlare di abbonamenti e quindi di fidelizzazione nel momento in cui si sa quando si gioca, a 15 giorni di ah, distanza. Sì, Quindi io, io sinceramente... Solo la, no, non, questa giornata è la prossima. Non mi, sono, non mi aspettavo niente quando abbiamo lanciato la campagna abbonamenti e non ho neanche niente da rimproverare poi alla fine ai nostri tifosi. Io quello che, quello che chiedo e quello che mi aspetto è che apprezzino il lavoro, la passione, il lavoro, l'organizzazione e l'impegno, a prescindere dai risultati. Quindi seppur non abbiamo tanti tanti abbonamenti mi aspetto comunque una, una, una massiccia presenza allo stadio perché comunque i dati dell'anno scorso della Pistoiese nonostante il giro di ritorno travagliato sono sicuramente, credo dopo quelli del Pisa e l'Arezzo a un altro girone credo che, che siano stati i migliori della Toscana quindi... mentre il Prato, Prato è, 153, era, 153, eh. 153, era il dato sì. 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 Ehm, bene abbiamo concluso Sportissimo finisce qui grazie a Vezio Trifoni Simone Ciminelli, Marco Ferrari, Fabrizio Benedetti Sera. e Stefano Chini. Naturalmente a tutte voi che ci avete seguito da casa, l'appuntamento è per venerdì prossimo, stesso canale, 194, stessa ora, le ore 21. Arrivederci e a risentirci. Sì.